Vi posso dire, per il suo prezzo è una vera bomba. Io ve lo consiglio. Buonasera e bentornati anche oggi con questo nuovo video. Oggi parliamo di OnePlus Nord. Come avevate visto negli scorsi video e nel video unboxing che ho fatto ancora quest'estate ad agosto, avevo unboxato questo OnePlus Nord. Un vero spettacolo di telefono per quello che costa e per quello che dà. Allora, partiamo da quello che c'è in confezione nella scatola. Io al momento la scatola non ce l'ho qui, però vi posso dire che ha un caricatore da 30 watt che carica il telefono in una velocità impressionante. In 50 minuti, 55 minuti avete il telefono completamente carico, e trovate in confezione il suo cavo di ricarica con USB-C, USB-A e una cover in plastica molto morbida, come potete vedere, e infine la spilletta per il carrellino della SIM. Può contenere due SIM, memoria non espandibile, infatti questo telefono qui ha 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Io oggi non sto qui a farvi la recensione, perché tanto di recensione ci sono sul canale di YouTube, tanti recensori che fanno recensioni su questi telefoni qua. Io vi posso dare un consiglio su come mi trovo per una giornata normale, tranquilla, tra social, messaggi, chiamate e tutto quello che sia, e foto così in generale. E allora oggi partiamo con il mio OnePlus Nord. Ma prima di continuare con il video, vi chiedo di iscrivervi al canale qui sotto in descrizione, di mettere un bel mi piace a questo video se vi dovesse piacere, di attivare la campanellina per ricevere le notifiche, di seguirmi sui miei social Instagram e Facebook a roberto.franchi94 e a robifranchi, e continuiamo con il video. Allora, vi posso assicurare che questo telefono qui è veramente eccezionale. Adesso lo sblocco un attimo perché è da un po' che non lo uso. Allora, come potete vedere, si vede molto molto bene da questo telefono, ha la luminosità al massimo. Allora, parliamo dello schermo. Lo schermo è un AMOLED 90 Hz, molto fluido. Di processore monta un Snapdragon 765G ed è un 5G, però è un passo in più che OnePlus sta facendo su tutti i suoi smartphone. Molto fluido, come potete vedere, non ha bug. Se io vi apro velocemente le applicazioni, possiamo vedere che si aprono con molta fluidità e si chiudono in modo che ritornano sempre al loro stesso posto. Questo telefono è veramente rapido, si passa da una facciata all'altra, e anche nella schermata dove ci sono tutte le applicazioni, molto molto rapida, veloce, senza bug. Infatti se io indico in un punto non c'è un minimo bug che si vede nel spostare su e giù la schermata. Dopo parliamo di scocca. La scocca è una plastica molto molto dura e resistente, quasi quasi verso il vetro. Ha quattro fotocamere: la macro da 2 megapixel, la fotocamera principale da 48 megapixel, la ultra wide da 8 megapixel con apertura di 119 gradi e la fotocamera con sensore di profondità da 5 megapixel. Ha l'uscita stereo nella parte sotto, ha la USB-C, il carrellino per la slot delle SIM, il tasto del volume, dopo abbiamo il tasto per il blocco e lo sblocco per la schermata, dopo abbiamo la slide che se la mettiamo verso l'alto è silenzioso, se la mettiamo in centro c'è la vibrazione, se la mettiamo verso il basso c'è la suoneria. Una cosa molto molto bellissima da parte di OnePlus che iPhone non ha. Dopo abbiamo questa, come potete vedere, abbiamo le fotocamere leggermente che sporgono dalla scocca posteriore, ma non si nota più di tanto se mettiamo la sua cover. Allora andiamo a sbloccare il nostro OnePlus Nord con l'impronta digitale, e si può sbloccare anche con il Face ID che è in 3D e non in 2D, e questa è una cosa molto molto buona in questi tempi di coronavirus. E come schermata principale abbiamo l'ora, abbiamo la data, abbiamo la percentuale e tutte le varie notifiche che ci arrivano durante la giornata o in quel momento lì. Le fotocamere principali sono la 32 megapixel che è di Sony IMX
1.6 e la ultra wide grandangolare di 8 megapixel che con apertura di 105 gradi, ed è un passo molto molto avanti, sempre quello di OnePlus, e un'ottima fotocamera. Andiamo a sbloccarlo con l'impronta. L'impronta è molto rapida, non sbaglia quasi mai, come potete vedere. Io in questi periodo mascherine è molto molto comodo confronto al Face ID di iPhone. Dopo passiamo alla fotocamera, che come potete vedere non è male, fa le foto in HDR, non è neanche male, ha la modalità notte per quando si fanno le foto al buio. Infatti in questo caso, se guardate verso le finestre, abbiamo il buio, ma come lo vediamo dal telefono possiamo vedere che è giorno, le foto le fa molto molto bene. Questa è la fotocamera normale, questa è la fotocamera zoom al 2x e abbiamo la grandangolare 0.6x. dopo possiamo avvicinare, però più avviciniamo più possiamo vedere che sta sgranando tutte le foto. Allora torniamo indietro, la mettiamo sul normale, possiamo fare i video. Abbiamo sempre la fotocamera normale e la fotocamera grandangolare, non abbiamo la zoom. La zoom si può fare solo se facciamo un video mentre produce e non. Dopo possiamo vedere che con la fotocamera anteriore, giriamo la fotocamera, in questo caso vediamo che la fotocamera anteriore è molto molto bella come prospettiva. La mettiamo in grandangolare e possiamo vedere che tiene a fuoco, però sgrana un attimo all'esterno. Dopo passiamo in modalità ritratto, come possiamo vedere prende la visione della nostra faccia e sfuma in automatico la parte retrostante di noi. Abbiamo la scena notturna, che in questo caso viene usata per quando ci sono le, magari dovete fare una foto al buio, ve la fa in modalità giorno. Possiamo andare su impostazioni, abbiamo tutte le nostre impostazioni per decidere come fare le foto, come fare i video. Andiamo su risoluzione video, c'è in 1080 in 30 frame per secondo, in 1080 per 60 frame per secondo, sulla camera posteriore un 4K a 30 frame e un 4K cinema a 30 frame. E come possiamo vedere, confronto alla fotocamera anteriore, non ha la 60 frame per secondo. E qui mi domando perché OnePlus non abbia fatto anche sulla fotocamera posteriore il 4K a 60 frame per secondo. Ma questo è un problema a parte, che magari per voi non è un problema, perché essendo una fotocamera che usiamo principalmente, diciamo, noi facciamo video su YouTube, è molto molto comodo, perché magari dobbiamo vedere, in questo caso mettendo così il telefono, vedere che cosa stiamo inquadrando. Però se noi, non avendo il 4K a 60 frame per secondo sulla parte posteriore e usiamo l'anteriore e ci mettiamo così, non vediamo cosa stiamo filmando. Però questo è una cosa che riguarda solo noi. Ciò che non riguarda a voi è non aver problemi di fotocamera. Se proprio dovete fare un video in 4K a 30 frame per secondo, per quella volta potete usarlo tranquillamente su tutte le fotocamere. Dopo andiamo avanti e possiamo vedere, andando su messaggi, andiamo un messaggio a caso. Allora, il feedback con la tastiera non è male, si scrive molto bene, anche se sono abituato con il mio iPhone. Per chi invece è abituato con Android non ha problemi, perché è una buona tastiera e molto buono il feedback che c'è con la tastiera, un po' deboluccio, non è come iPhone che si sente proprio clic clic clic, con questo si sente cloc cloc cloc, però non è male. Io per questo prezzo di telefono, che costa 499 euro, magari adesso con Amazon e sconti e cose varie costa ancora di meno, però con uno schermo 90 Hz è un signore telefono, non ha bug, non ha niente, potete usarlo tranquillamente. Vi sarà molto molto semplice per chi proviene da altri telefoni Android. Dopo andiamo su impostazioni e possiamo trovare, vabbè, wifi e rete, abbiamo la nostra rete wifi, abbiamo le sim, come possiamo vedere abbiamo due sim, i dati mobili, possiamo usare smart 5G, questo telefono infatti è 5G, ma da noi non serve a niente, perché da noi in Trentino non abbiamo ancora il 5G, però se andate a Roma, Milano, nelle grosse città, avete la possibilità di usare il 5G a questo telefono. Dopo andiamo indietro, abbiamo la possibilità di pagare in NFC, che come gli altri telefoni, per chi è abituato a avere le proprie carte di credito o Bankman sul telefono, può usarlo tramite Google Pay. Qui ci sono registrate tutte le mie carte e quando vi serve una carta schiacciate sulla carta, l'attivate, e quando andate vicino a un ricevitore o un POS può leggere il contactless, vi avvicinate e fa pling e pagate col telefono in automatico. Importante che sia sempre connesso alla rete cellulare. Dopo passiamo alla galleria foto. La galleria foto è molto ben gestita, come possiamo vedere abbiamo delle bellissime foto, queste sono di OnePlus già preinstallate, però possiamo vedere che se la teniamo normale è una foto spettacolare, però se andiamo ad avvicinare possiamo vedere che inizia a sgranare. Però questo, io se fossi in voi, un telefono così lo prenderei subito. Io ve lo consiglio al 110%. È
è IP67, non è IP68, perciò state attenti a quando piove, se vi cade nel lavandino, se vi cade da qualsiasi parte, e state attenti alla polvere, perché confronto agli altri prodotti di fascia molto alta, come il mio iPhone 11 Pro Max, era IP68, è resistente all'acqua, resistente alla polvere. Però è raro che una persona si metta a lavare il telefono sotto l'acqua. Dopo abbiamo, che una persona normale può usare, è Instagram. Instagram gira molto molto bene. Adesso, come vedete, non è collegato a nessuna rete e non carica le pagine, però possiamo vedere che con delle pagine pre-ricaricate da quando ero uscito dall'ultima volta da Instagram non ha bug. Un telefono molto molto fluido. Dopo andiamo sul Play Store e qui troviamo tutte, vabbè, adesso non sono offline, perciò non mi vengono fuori tutti gli aggiornamenti da fare alle app, però è una cosa molto molto comoda. Dopo potete attivare il servizio di Hey Google, lui si accende e potete dirgli qualsiasi cosa. Anche le mappe sono molto precise, possiamo dire, non è male. Io uso sia mappe che Waze e sono molto aggiornate e molto molto comode. Dopo, che dirvi, è un telefono molto molto, diciamo, facile da usare. Per me, che vengo da Apple, ecco, è molto, per me è stata un po' una difficoltà ad ambientarmi, però è stata una cosa molto molto bella averlo preso. Infatti prima o poi volevo alternarmi un po' con Apple e con un telefono Android, anche se io con i servizi bancari non mi fido ancora a tenerli su un telefono Android, perché ha molte più, diciamo, possibilità di essere entrato nel sistema confronto a Apple, perché Apple ha un sistema molto diverso da Android, ha un suo sistema operativo. Potrebbero esserci dei varchi in cui potrebbero entrare e rubarti i dati, però è una probabilità molto più bassa che su Android. iPhone è quasi impossibile, perché quando viene un attacco, diciamo, da fattori esterni, la casa di Cupertino entra subito in modalità di aggiornamento. Dopo potete decidere su questo telefono come volete mettere le app, se tonde, se quadrate, potete cambiare lo sfondo, potete giostrarvela come volete voi, potete mettere i widget sotto, sopra, destra, sinistra, uno qui, uno lì, uno di là. Apple invece no, potete mettere i widget, però le icone vanno sempre in ordine, e non, se io tipo prendo questa e la metto qua, se io la voglio mettere qua su Apple non posso. Quindi questo è un servizio che su Android è molto più giocabile, diciamo. Il calendario è gestito bene, non è male, forse quasi meglio su iPhone. iPhone sì, è gestito bene, però bisogna metterci un po' di mano, capire, eccetera. Io questo OnePlus ve lo consiglio al 110% proprio. Ecco, il segnale telefonico è molto un po' più debole confronto ai telefoni di fascia alta, però non ve ne accorgete. Se avete una buona copertura della vostra SIM è un bel discorso. Niente, potete registrarvi anche le vostre carte, ma quello lo fanno su tutti i telefoni. Per una cosa giornaliera che fa una persona normale, questo è più che sufficiente che avere un telefono da 1800 euro come il mio. Possiamo dire che, allora, io questo ve lo consiglio. Se avete in mente di prendervelo, prendetelo. Anche la ricezione delle chiamate, che è questa parte qui, funziona molto molto bene. Quindi da me è tutto, da OnePlus è tutto. Le cose principali ve le ho già dette all'inizio. Iscrivetevi qua sotto al canale e lasciatemi un bel like, lasciatemi un commentino per dirmi la vostra, se avete domande su questo telefono qua, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!